sono veramente tantissimi, no? C'è una letteratura sconfinata, ma già i Veda stessi sono, diciamo, un corpo di testi che si estende sia in quantità, ma anche si estende temporalmente, no? Perché i primi Veda sembra risalgono a circa 1500 anni prima di Cristo, quindi 1500 anni avanti Cristo, quindi sono circa 3000-3500 anni fa, e si estendono per almeno 2000 anni. Quindi, come si può ben capire, è veramente una situazione molto, molto complessa e vasta. E la Bhagavad Gita, quindi, non è un testo vedico, ma fa parte dell'epica indiana chiamata Mahabharata, che è una delle opere letterarie più lunghe e complesse mai create. Il Mahabharata, è un poema, diciamo, che è stato composto in diversi periodi storici. E si crede che sia stato completato tra il IV e il I secolo avanti Cristo. Quindi anche qua capite che sono, diciamo, centinaia di anni, quindi non, è evidente che non c'è un unico scrittore, ma tra l'altro il Mahabharata, questo poema epico, è composto da oltre 100.000 versi. E copre, diciamo, una vasta gamma di temi, tra cui miti, leggende, storie, filosofie, insegnamenti spirituali. E la Bhagavad Gita si trova, diciamo, all'interno del Mahabharata ed è situata in un contesto mitico che è una battaglia, la battaglia di Kukshetra, che è una battaglia, diciamo, che rappresenta il conflitto tra due famiglie reali, fondamentalmente, i Pandava e i Kaurava, per il dominio, diciamo, di un territorio, fondamentalmente. Arjuna è uno dei principi guerrieri Pandava. I Pandava sarebbero, tra virgolette, nella letteratura sarebbero buoni. Nel frattempo saluto Roxy, Tug, Patrizia e quindi diciamo che è un contesto epico fondamentalmente, no? Ed è interessante che Arjuna, che è uno dei principi guerrieri Pandava, si trova su questo campo di battaglia, sul campo di battaglia di Kukshetra e sperimenta, diciamo, una profonda crisi morale ed esistenziale perché si trova a combattere contro dei cugini fondamentalmente, quindi ha veramente una crisi. Questo è il contesto, diciamo, in cui si svolge questo dialogo tra Arjuna e Krishna. Quindi Krishna è in realtà il cocchiere, si presenta come il cocchiere di Arjuna e inizia a dare dei consigli. Ci sono, diciamo, la Bhagavad Gita è lunga solo 700 versi, quindi è molto piccola all'interno del Mahabharata, si può leggere, per leggere si può leggere in 2 ore, però poi per comprendere, diciamo, per avere un'esegesi completa, complessa della Bhagavad Gita, probabilmente ci vogliono più vite, non basta una vita sola. Quindi la figura della Bhagavad Gita è centrata su Krishna che coglie l'occasione di questa guerra per dare degli insegnamenti, per dare degli insegnamenti ad Arjuna. Krishna è una figura centrale, no, della mitologia e anche della religione induista. È considerato una delle
reincarnazioni, o per meglio dire incarnazioni, un avatar di una delle emanazioni del Dio supremo, tra virgolette. Sappiamo che, come ho già detto, l'induismo non è, se vogliamo, salutiamo anche Pippoli, non è neanche, salutiamo Tug, non è neanche una religione monoteista o politeista, perché di fatto è una religione enoteista, dove c'è un assoluto che è Brahman, e poi ci sono delle sue emanazioni, insomma, le principali tre emanazioni dell'assoluto, che sono chiamate la Trimurti, Brahma, Brahma, Shiva e Vishnu, sono, diciamo, tre divinità. E Arjuna, cioè scusate, Krishna, la figura di Krishna è considerata una delle incarnazioni di Vishnu, che è una delle tre principali divinità dell'induismo, insieme a Brahma e a Shiva. Krishna è molto amato e venerato in molte tradizioni induiste, ed è considerato una figura di grande saggezza e potenza divina. La figura di Krishna, quindi, è prominente soprattutto nella Bhagavad Gita, quindi nell'ambito del Mahabharata, all'interno di questa porzione del Mahabharata che racconta questa battaglia, la battaglia di Kukushetra, Krishna agisce come un importante consigliere e amico di Arjuna. È praticamente il cocchiere di Arjuna durante la battaglia e gli insegna i principi spirituali e filosofici che sono poi diventati noti come gli insegnamenti della Bhagavad Gita, e sono fondamentalmente, come possiamo dire, l'essenza degli insegnamenti dell'induismo. La storia della vita di Krishna, perché appunto Krishna si dice che sia vissuto circa 7.000 anni fa, quindi anche questa battaglia, no, è una battaglia mitologica. Quindi si racconta che Krishna sia nato come ottavo figlio di una principessa, Devaki, di suo marito Vasudeva, ed è stato cresciuto da un'altra famiglia, diciamo, perché i suoi genitori biologici erano stati imprigionati da un re tiranno. E quindi Krishna è noto, diciamo, per le sue geste eroiche, per il suo ruolo, diciamo, della distruzione di questo malvagio che aveva imprigionato i suoi genitori e di altre forze negative, no? Per cui Krishna rappresenta anche un po' il difensore, se vogliamo, delle forze del bene. Quindi è interessante come però venga rappresentata sempre questa dualità. Nell'iconografia è rappresentato come un giovane uomo dalla pelle scura che suona il flauto ed è sempre accompagnato dalla sua compagna Radha. Quindi la sua vita e anche le sue storie rappresentano degli insegnamenti spirituali filosofici e filosofici che sono molto importanti, insomma, per quanto riguarda l'induismo, insomma. Quindi diciamo che il contesto, cioè la Bhagavad Gita è un dialogo in 18 capitoli, 700 versi, quindi tra Arjuna, questo principe guerriero, e Krishna, e vengono affrontate una serie di questioni filosofiche, molto, molto importanti. Vengono affrontate una serie di questioni filosofiche, anche morali e spirituali, e Krishna dà una guida ad Arjuna su come affrontare le sfide della vita, prendere decisioni etiche e raggiungere la saggezza e quella che viene chiamata moksha, che sarebbe la liberazione, cioè la liberazione dalle reincarnazioni, perché poi anche la finalità dell'induismo è quella di raggiungere questa liberazione, diciamo, dal samsara. E quindi questo contesto di questa battaglia
diventa poi una metafora, insomma, la lotta sul campo di battaglia rappresenta la lotta interiore che ogni individuo ha tra il dovere, le aspettative sociali, i desideri personali, la ricerca di saggezza e di realizzazione, no? Quindi questo libro ci dà una prospettiva, insomma, su come equilibrare questi aspetti e trovare anche un significato più profondo nella vita stessa. Quindi il centro, il contesto storico è sicuramente una battaglia mitica probabilmente, perché poi il Mahabharata non c'è traccia, diciamo, che parli di, dovrebbe essere un poema epico, però gli insegnamenti spaziano in tutti gli ambiti, insomma, offrendo una saggezza universale che può essere applicata sia a contesti della vita particolari, sia anche a, diciamo, a contesti di spiritualità. Quindi, e l'induismo, diciamo, ovviamente, come dicevo all'inizio, i testi dell'induismo sono tanti. Ma la Bhagavad Gita è un testo semplice che viene accettato, insomma, un po' da tutte le tradizioni induiste, no? Perché gli insegnamenti sono insegnamenti fondamentali. Uno di questi insegnamenti riguarda il Dharma e il Karma, cioè il Dharma sarebbe il dovere, sarebbe la legge morale, e il Karma rappresenta l'azione è il fardello che ci portiamo dietro in qualche modo, no? Che è uno dei principali temi, no? Il concetto di dharma o dovere. Che questo ci sono anche delle un po' di differenze. Salutiamo anche Keizha. Beh, sì, la moksha è una specie di nirvana del buddismo, anche se ci sono delle differenze fondamentalmente. Perché mentre nel nirvana del buddismo, il concetto fondamentale è che nel buddismo non è non, il buddismo non prevede un'anima immortale, diciamo, no? La moksha sarebbe invece l'unione tra l'anima, diciamo, immortale, individuale e l'assoluto fondamentalmente, quindi questa unione, mentre quindi una sorta di, come dire, di individualità che si unisce con l'assoluto, mentre invece, per quanto riguarda il buddismo, il concetto di nirvana o il concetto di liberazione rappresenta una, come possiamo dire, una dissoluzione nella luce, una dissoluzione nel vuoto, cioè il buddismo non prevede un'anima individuale, no? Non prevede un qualcosa di immutabile e al di fuori del tempo. Quindi nel buddismo la liberazione è, potremmo dire, una dissoluzione nella luce, fondamentalmente. Quindi questo è un po' il concetto. È la differenza, quindi tra moksha e nirvana c'è una differenza sostanziale, come tra la filosofia induista o la religione induista e la filosofia buddista, per meglio dire, ci sono differenze sostanziali. Quindi il Dharma esiste anche nel buddismo, Dharma rappresenta il dovere morale, gli insegnamenti, ma nella concezione induista Krishna esorta ad esempio Arjuna a compiere il proprio dovere come guerriero, nonostante le difficoltà morali che affronta, no? Quindi questo testo, la Bhagavad Gita, diciamo che esorta ad agire in base al proprio dovere senza attaccamento ai risultati, perché queste azioni senza attaccamento dei risultati non producono karma, sono akarma, senza karma. Quindi, però, la cosa fondamentale è che si dovrebbe agire senza essere legati al frutto delle azioni per non produrre karma. Secondo il buddismo, ad esempio, invece, non è possibile non produrre karma. Ogni azione, per quanto svolta con distacco dal risultato, produce sempre karma.
Però un illuminato, diciamo, può riuscire a non produrre karma negativi essendo consapevole dei risultati che ogni azione provoca e delle condizioni. Oh, salutiamo anche Green Apple e delle condizioni che ogni azione va a generare. Perché nella concezione buddista ogni azione è causa e conseguenza di qualcos'altro, cioè ogni azione fa maturare un karma precedente e genera un nuovo karma fondamentalmente. Quindi l'illuminato è quello che sa esattamente quali azioni fare per non far maturare dei semi karmici negativi. Questa è la concezione del buddismo, mentre nell'induismo diciamo le azioni che vengono fatte, compiute con distacco dal risultato, cioè seguendo il dharma, seguendo il dovere, seguendo l'etica sono azioni che non producono di fatto karma. Quindi queste azioni akarmiche, tra virgolette, non sono, sarebbe un'azione non azione, ma nel buddismo questo non è assolutamente previsto. Krishna spiega anche che il raggiungimento della saggezza è essenziale per superare le sofferenze della vita. Incoraggia Arjuna a distaccarsi dalle sensazioni, a distaccarsi dagli attaccamenti materiali, a sviluppare quindi un atteggiamento di non attaccamento, che non significa ritirarsi dal mondo, ma significa affrontare la vita con una mente calma, una mente serena, che può portare, diciamo, dei risultati che possono anche trascendere fondamentalmente questa vita. Questo è un po' il concetto fondamentale. Poi la Bhagavad Gita insegna anche che l'intera creazione è interconnessa, questo conformemente al buddismo, diciamo, l'interdipendenza e che ogni forma di vita è intrinsecamente collegata. Quindi questo non in questo, diciamo, nell'interdipendenza credo che c'è un'assonanza, per quanto ho capito io, perlomeno quasi totale o totale tra la concezione induista e quella buddista. Tra l'altro, anche la religione induista, come quella buddista, lo chiama anche Beti Kotich, anche la religione induista, salutiamo anche Rosi, anche la religione induista, come quella buddista, diciamo, hanno delle. Max mi rispondi, ma che domanda sta fatta? Non vedo le domande. Rifai la domanda, non so che domanda. Che domanda hai fatto? Moksha del Nirvana ho risposto, no? Ho dato la risposta. La Moksha e il Nirvana ho risposto. Se sei sordo e non senti, è mica colpa mia. Quindi ho detto che la Moksha è una cosa, il nirvana è un altro, ho spiegato la differenza tra le due. La moksha rappresenta l'unione dell'atma, dell'anima individuale con l'assoluto, mentre nel buddismo non c'è questa concezione di anima assoluto, per cui l'illuminazione o nirvana rappresenta la dissoluzione nella luce. Krishna, quello che fa Krishna è quello di fare la battaglia, appunto, perché la battaglia è il suo dovere. Lui è un guerriero e deve agire in battaglia. Quindi un tema della Bhagavad Gita è proprio quello, no? Una differenza col buddismo, perché secondo l'induismo le azioni fatte come dire, seguendo il Dharma e con distacco dal risultato non provocano karma. Quindi, se uno è un guerriero, il suo dovere è combattere nella battaglia. Nel buddismo, invece, tutte le azioni che recano danni a qualcun altro, se fatte sia con distacco dal risultato, in qualche modo vengano fatte, non generano comunque karma, insomma. Quindi un'altra delle caratteristiche, diciamo, quindi Krishna incoraggia Arjuna a distaccarsi dalle sensazioni, dagli atteggiamenti materiali,
sviluppando un atteggiamento di non attaccamento, ma di andare in battaglia, perché appunto questo non significa ritirarsi dal mondo, ma affrontare però la vita con una mente calma e serena, insomma. Quindi dicevamo, un altro concetto è quello dell'interdipendenza, e tra l'altro una caratteristica comune, secondo me, al buddismo è che sia anche Krishna, diciamo, sottolinea che tutti i cammini spirituali o tutte le religioni conducono alla stessa verità ultima. Quindi, se sono percorse in modo autentico, se sono, diciamo, qualunque tradizione può portare, diciamo, qualunque cammino spirituale può portare a una completa, diciamo, illuminazione. Krishna rivela anche il concetto di Dio, cioè lui si rivela come un'incarnazione divina e offre insegnamenti sulla natura divina. Diciamo, Krishna fondamentalmente dice che lui è l'archetipo di tutte le divinità e che tutti i sentieri religiosi conducono comunque a lui. Perché presenta se stesso come il sostenitore, il creatore dell'universo, no? Quindi fondamentalmente la figura di Vishnu. Sappiamo che nella Trimurti buddista ha tre emanazioni diverse dall'assoluto, che sono Vishnu, Shiva e Brahma, che sono appunto il creatore, il sostenitore e il distruttore dell'universo. Ma distruttore che sarebbe Shiva, nel senso che comunque sarebbe anche poi un creatore, perché distruggere significa comunque creare qualcosa di nuovo. Poi la Bhagavad Gita sottolinea anche il valore del bhakti, che è il cammino di devozione, diciamo, verso la divinità. Krishna spiega che un cuore puro e la devozione sincera sono dei mezzi fondamentali, potenti, molto rapidi per raggiungere la realizzazione spirituale, cioè la moksha. Krishna nella Bhagavad Gita parla anche dell'importanza di controllare i sensi, di controllare la mente, perché soltanto attraverso il controllo interiore possiamo raggiungere l'autorealizzazione. Ecco, poi qua c'è una differenza, che è poi la differenza fondamentale, secondo il mio punto di vista, ovviamente, tra il buddismo e l'induismo, perché Krishna, la Gita, insegna che l'anima è immortale e quindi che la morte è soltanto una trasformazione dell'esistenza, no? Cioè, l'anima immortale attraversa cicli di rinascita e morte fino a ricongiungersi con l'assoluto. Nel buddismo questo concetto assolutamente non viene preso in considerazione, cioè non esiste nulla di immortale. Quello che è un po' simile all'anima, che viene chiamato corpo molto sottile nel buddismo, continua a trasformarsi, continua a cambiarsi. Come tutto è soggetto a cause e condizioni, e l'illuminazione, questo corpo la raggiunge quando non è più spinto dagli attaccamenti, non è più spinto dal karma, e quindi si, tra virgolette, dissolve nella luce, fondamentalmente. Quindi la dissoluzione nella luce è l'illuminazione per il buddismo. L'unione invece dell'individuale all'assoluto è invece la concezione dell'induismo. L'induismo prevede l'immortalità dell'anima, diciamo così, il buddismo no. Ovviamente ci sono diversi testi, diciamo, sono tanti versetti, diciamo, sono 700 versetti. Ce n'è qualcuno, ad esempio il verso 47, che è uno dei versi fondamentali, che è proprio quello che parla dell'azione, dice: hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione, non essere legato ai frutti dell'azione, né essere il motivo delle azioni. Ecco, questo versetto, ripeto, ce ne sono 700, ma vedete, sono tutti versetti corti. Ad esempio il 47 dice: hai diritto all'azione, ma non ai frutti dell'azione, non essere legati ai frutti dell'azione, né essere il motivo delle azioni.
è il versetto che sintetizza, diciamo, l'agire senza attaccamento ai risultati delle azioni, ma agire in modo disinteressato. Ovviamente è un versetto di due righe, che però poi prevede per solo comprendere questa cosa, diciamo, è molto più, come possiamo dire, è molto più complesso e difficile. Poi un altro versetto interessante è legato all'illuminazione spirituale, no? Che è il versetto 50, che fondamentalmente dice: come il fuoco riduce tutto in cenere, così la conoscenza riduce tutte le azioni in cenere. La conoscenza è la luce che illumina tutto, quindi la consapevolezza elimina fondamentalmente il karma. Insomma, poi ognuno potrà leggere, diciamo, sono diversi versetti che ce ne sono alcuni simili, ognuno è il proprio protettore, il proprio nemico. Questo è un versetto che è una cosa, sono i versetti 5 e 6 che dice anche Buddha: l'individuo può elevare se stesso attraverso la propria mente, ma può anche abbattersi. L'individuo è il suo proprio amico e il suo proprio nemico. Questa frase è una delle frasi che dice esattamente lo stesso modo anche Buddha, no? Buddha dice: ognuno è il suo proprio protettore, ognuno è il suo proprio nemico, qualcosa del genere, ma è esattamente, diciamo, corrisponde questa frase di Buddha ai versetti 5 e 6 della Bhagavad Gita. Fondamentalmente dice che ognuno, a seconda delle azioni che fa e di come sviluppa la sua mente, può essere il suo miglior amico, il miglior amico di se stesso o il peggior nemico, fondamentalmente. Salutiamo anche Davide, ecco, quindi anche Patrizia. Ecco, queste sono un po', diciamo, un po' i concetti fondamentali, insomma. Un'altra cosa, un'altra differenza, ad esempio, la troviamo nel versetto 18, dove Krishna dice, e questo il Buddha non lo dice, fondamentalmente nel Buddha il percorso dell'illuminazione è solamente un percorso individuale, diciamo, non c'è divinità, non c'è Buddha che possa aiutarti nel raggiungere l'illuminazione, e invece, diciamo, Krishna nel versetto 18 dice: abbandona tutte le forme di dovere religioso e affidati a me, solo io ti libererò dai tuoi peccati, non affliggerti. Quindi dà una sorta di, come dire, affidati a me e io ti libererò dal karma, fondamentalmente. Nel buddismo questa concezione è invece molto molto differente, perché nel buddismo nessun Buddha ti può aiutare a liberarti, diciamo, sostanzialmente dal tuo karma, fondamentalmente, che sia un karma positivo, che sia un karma negativo, ti possono insegnare, tra virgolette, il percorso, ma nessuno può in qualche modo, diciamo, indirizzarti. Questa è una delle differenze, un'altra delle differenze fondamentali. Ecco, questo ovviamente è una, come dire, infarinatura base della Bhagavad Gita, ma proprio un'infarinatura base, perché poi ovviamente ci sono molte altre cose che possono essere interpretate. Vedremo se ce ne saranno altre di queste live, vediamo un po', insomma. Bene, nel frattempo iscriviti al canale, attiva la campanella